Siamo con Stefania Pezzopane, capocannoniere per così dire delle elezioni 2012 nel comune dell'Aquila, quasi 1.000 voti presi, benvenuta e complimenti tanto per cominciare. Grazie. Prima domanda d'obbligo, se l'aspettavo un risultato del genere? No, sinceramente confidavo nell'amicizia e nel sostegno degli aquilani che mi hanno sempre dimostrato un grandissimo affetto in ogni momento, in ogni mia sfida elettorale, però sinceramente arrivare alla soglia dei 1.000 voti con una competizione che vedeva 700 candidati, che mi vedeva in una lista che voi stessi avevate giustamente ribattezzato come una corazzata, mi ha sorpreso, mi ha anche commossa. Quando vedevo quei dati, mano a mano che arrivavano, dicevo: ma chi è che mi ha votato? E oltre alle persone che conoscevo e che incontravo. E ovviamente sono molto contenta perché vale per me come sostegno per quello che ho fatto in questi anni anche a fianco del sindaco, ma vale anche come sprone per continuare un lavoro importante nei prossimi anni. Si diceva un partito ormai quasi, visto anche la somma di alcune delle liste minori che hanno partecipato questa Beh, il numero soglia. dei voti che ho raccolto è veramente alto, non credo che ci siano precedenti del genere con la preferenza unica e ho visto che ci sono 5 liste che prendono meno voti di quanti io ne abbia presi da sola, quindi evidentemente c'è un effetto di rapporto con la cittadinanza, un voto d'opinione anche che mi ha premiata e io di questo ne sono lieta, ma non lo considero altro che un impegno e una responsabilità, perché sapere che in una competizione che vede 700 persone Certo. in lotta, 1.000 persone circa scelgono me, vuol dire che io ho un impegno nei confronti di queste persone e di tutta la cittadinanza. Però mi onora, devo dire che sono veramente felice, onorata e in parte avvertivo una certa simpatia e amicizia, specie nei momenti in cui ho scelto di fare la campagna elettorale, proprio in mezzo alla gente. Io sono stata fuori dai supermercati, davo il volantino, andavo, alle persone che stavano magari ferme sulle panchine, gli davo il mio facsimile personalmente, rimanevano un po', sorprese, ma come ce lo dà lei personalmente? Certo. E questo mi Vecchia scuola. permetteva, vecchia scuola, sempre la migliore, e questo però mi permetteva anche di scambiare due parole, di spiegare qualche cruccio delle persone, di risolverglielo, di far capire un po' di più quali erano i problemi. E penso che questo mi abbia aiutato È molto. andata bene. La sua corsa ha trainato la lista del PD, appunto, che era forte, che a sua volta ha trainato la coalizione di Massimo Cialente. Forse dalle altre liste ci si poteva attendere qualcosa di più? Beh, noi abbiamo raccolto un risultato considerevole perché tutte le liste prendono il quorum e non ci siamo allargati più di tanto, proprio perché volevamo che ogni lista poi trovasse la sua rappresentanza in consiglio, cosa che non è accaduto con gli altri candidati, perché avendo voluto moltiplicare i pani e i pesci, poi alla fine si sono ritrovati con diverse liste che non hanno il quorum e quindi dando, come posso dire, un colpo ai candidati che generosamente si erano messi a disposizione. Quindi tutte le liste hanno fatto un apprezzabile risultato, naturalmente scontavano alcune di queste liste il poco tempo, penso a Cattolici Democratici, che pure ha raccolto un bel Certo. risultato nonostante sia stata messa in piedi, diciamo, All'ultimo momento. all'ultimo momento, quando appunto l'UDC ha scelto di stare dall'altra parte, o almeno una parte dell'UDC. Anche le liste di sinistra comunque hanno, insomma, c'erano nella nostra coalizione 2 liste esplicitamente di E non era sinistra. facile Non era qui. facile considerando che le liste, diciamo, intorno ad Appello per l'Aquila avevano anch'esse una connotazione molto spiccata, però lì diciamo hanno raccolto risultati abbastanza bassi, nessuna raggiunge i 900 voti, quindi mentre comunque le liste che stavano con Cialente hanno superato insomma risultati importanti. E Massimo poi prende più voti della coalizione, Certo. mentre De Matteis ne prende di meno.
Quindi non Nell'ottica solo. del confronto, del ballottaggio, Beh, è un questo. vantaggio enorme per Massimo Cialente, due vantaggi sono enormi, i 10 punti e passa in più, ma anche il fatto di avere un proprio voto, cosa che non ha De Matteis, perché De Matteis, nonostante diciamo, sembrasse, dovesse trascinare chissà quale voto personale, invece prende circa 700 voti meno delle liste, sono tanti 700 voti, sono punti in percentuali. Certo. L'avvocato del diavolo però dice Cialente 13 punti in meno di 5 anni fa. Beh, è una situazione completamente diversa, non è paragonabile quello che è accaduto 5 anni fa. Certo, l'avvocato del diavolo può dire questo ed altro, faccio anch'io l'avvocato del diavolo, De Matteis è diciamo, l'alter ego di Chiodi, che come commissario alla ricostruzione avrebbe dovuto spopolare. E invece stamattina una dichiarazione sulla stampa di Chiodi che dà la colpa a Properzi, ma è veramente insomma, uno degli elementi che ha portato il PDL e il centrodestra a spappolarsi è proprio questo ruolo devastante del commissario. E De Matteis è l'alter ego del commissario, quindi è chiaro che insomma, nel centrodestra un presidente di regione che svolge il ruolo di commissario ha determinato un impoverimento, quindi anche lì, insomma, volendo fare le pulce a quel risultato, di cose da dire ce ne sono tante, anche l'abbinata con Casa Pound e i cosiddetti verdi, e negli uni e negli altri raccolgono poi risultati considerevoli. In realtà poi c'è un perno che ha portato una parte del risultato, però credo che ecco, rispetto al fatto che De Matteis si è candidato come l'uomo nuovo, l'uomo del centro e raccoglie ben poco e soprattutto lo prende... è stato uomo nuovo? Non può essere l'uomo nuovo, come sarebbe ridicolo se io dicessi che sono la donna nuova. Siamo persone che facciamo politica da tanti anni, lui ha svolto responsabilità enormi nella città e adesso, attualmente, mentre si candida sindaco, è vicepresidente della regione, cioè ha il ruolo più importante rispetto a chiunque altro di noi, certo. Cioè l'aquilano più importante, ma diciamo non ci sono tracce di questa importanza del ruolo politico che si svolge. È chiaro che questo lo ha penalizzato e in più ha fatto una campagna elettorale non moderata, non da centrista, ma da proprio una campagna elettorale molto settaria, molto incattivita, specie gli ultimi giorni. E questo invece ha messo in condizioni Massimo Cialente di fare un passaggio più sereno, più equilibrato e si è visto diciamo, che il sindaco uscente può continuare a fare il sindaco e trascinare sicuramente molta parte dell'opinione pubblica. 1000 voti, torniamo al risultato personale, significa poter scegliere se vincerà Cialente, presidenza del consiglio, vice sindaco, assessore, dove si vedrai nel futuro dell'amministrazione, se sarà quella di Cialente? Ma io adesso sono esclusivamente impegnata a far vincere Massimo, 15 giorni di impegno a testa bassa, con serenità, ma anche con molta fermezza e decisione, perché ritengo che l'unica possibilità di futuro per l'Aquila amministrata sia diciamo con il centro-sinistra e con Massimo Cialente. E non appena avremo vinto, chiaramente il sindaco farà diciamo, le sue proposte e io mi giocherò le mie carte, che non sono certo da poco. E, quello che sto facendo attualmente mi piace molto e non sono ruoli di potere quelli che io oggi ricopro, perché come dice qualcuno sono l'assessore alle rogne. In particolare le politiche sociali a volte mi portano a casa distrutta, non dalla fatica fisica, ma dallo stress psicologico, perché vengono da me persone con enormi bisogni e con enormi disagi e molto spesso mi sento impotente. Quindi è diciamo, un ruolo, quello che ricopro adesso, di responsabilità, non di potere, perché non gestisco... Non ci sono le assunzioni di cui si parla? No, assunzioni
assunzioni ben poche, anche se qualcosa abbiamo fatto tramite l'ufficio di collocamento, tramite concorsi. Penso a aprire un asilo nido ha consentito al comune di fare ovviamente delle assunzioni. Aprirne un altro a breve, a Tempera, ci consentirà di fare delle assunzioni. Vincere 400.000 euro nel bando i giovani di città dimensione di studente mi ha consentito di fare l'agenzia domanda offerta per le case. Naturalmente attraverso una regolare selezione abbiamo chiamato dei ragazzi a lavorare con noi. Anche quelli sono voti, però. Anche quelli, ma non so se poi votano noi, sicuramente hanno trovato un lavoro e questo è già una soddisfazione. Non so se ci hanno votato, non era ovviamente calcolato assolutamente. Quando sono arrivati i soldi li abbiamo messi in cantiere. Indubbiamente a me piace fare. Ho in mente, per esempio, sulla cultura, con la candidatura dell'Aquila a Capitale della Cultura 2019, di creare un grande movimento con i ragazzi aquilani, con i giovani talenti, con le istituzioni. Quindi, se il sindaco vorrà, farò il mio impegno con grande tenacia. E in particolare nei campi che già sto seguendo, perché sono quelli su cui mi sento, diciamo, di poter dare molto, anche perché, come abbiamo detto in campagna elettorale, adesso noi abbiamo acquisito fermezza, competenza e decisione, e altri devono ricominciare da capo. Quindi penso che per la città sia meglio che le cose da fare siano fatte da chi ha già imparato a farle, che non attribuirle a qualche improvvisato. Grazie. Grazie a voi.